Partiamo dal suo stato d'animo a distanza di poche ore ancora da questa delusione cosciente dei playoff. Che idea si è fatto, insomma, come ha preso questo risultato? Beh, l'ho preso molto male lì per lì. La reazione, diciamo, giusta dei tifosi mi ha fatto stare ancora peggio e poi, come si dice, l'ho un po' ragionata nei giorni dopo. Non dovevamo perdere in questa maniera, dovevamo perdere, diciamo, con dignità, con onore, ma non alla prima partita. Questo è quello che io non mi sento di perdonare. Prima ancora di chiederle come ripartirà l'Arezzo, ci sono stati degli errori e se sì, insomma, guardando al passato, quali sono appunto questi sbagli che sono stati fatti? Come ho sempre detto, voi sapete che io non ho mai manifestato, come tanti italiani, sono tutti tecnici, tutti direttori sportivi, io non mi ritengo assolutamente un tecnico. Errori è chiaro che ci sono stati durante l'anno e ci sono stati soprattutto alla fine. Ora c'è stato un calo fisico, io non sono in grado di dirlo, e sicuramente per quello che posso capire io e quello che io ho visto c'è stato un calo della condizione psicologica, nel senso che se uno vuole, la volontà è tutto, la testa è tutto, anche se mancano le gambe, lo sapete meglio di me, anche voi, in qualsiasi lavoro, se uno vuole, volere è potere, poi si può anche perdere, per carità, però c'è modo e modo. Cercherà nuovi soci per andare avanti e soprattutto dove vuole arrivare con l'Arezzo? Beh, dove voglio arrivare ormai è diventata una storia infinita, l'ho detto prima, voglio arrivare almeno a quello che stavamo per arrivare quest'anno, perché quello ormai è la meta, è il sogno, no? E spero che quest'altro anno, quest'anno ero già convinto di arrivare molto vicino, speriamo che quest'altro anno non sia l'anno buono. E proprio al capitolo soci? Cercherà nuove forze? Allora, capitolo soci io non lo cerco, l'Arezzo è qui, la struttura c'è, quello che hanno fatto i dirigenti è visibile a chiunque. Ora ristruttureremo pure l'impianto Le Caselle, ci sarà la scuola calcio, quindi chi gli piace questo giocattolo sarà lui a farsi avanti. Ma non è che io cerco, metto assolutamente, anche perché faccio la battuta, dopo l'ultima esperienza è meglio che non cerco nessuno. Quella non ha influito sui risultati alla fine? No, quella ha influito su di me forse. Non sulla squadra quindi? No, non credo.